dal vivo e potete venire anche dopo cena fino al 4 settembre, siamo aperti. Allora, io sto parlando con Elisa Lotti, la presidente dell'Associazione Uniti per Serravalle, che da 2 mesi fino al 4 settembre porta avanti questa iniziativa di tenere un barrettino qui all'aperto per tutti coloro che non sono andati in ferie, che vogliono passare l'estate a giocare a carte, a bere qualcosa, insomma, in compagnia, scambiando due parole. E al tuo fianco c'è? Al mio fianco c'è Daniela Calanchi, che è la biondina del Prosecco, conosciuta da tutti così, proprio perché lei è specializzata in tutti i cocktail, bibite e quant'altro. Dammi un buon motivo perché mi trattengo qui stasera. Musica dal vivo, buona musica, compagnia, chiacchiere, che si vuole di più? Abbiamo anche il Jack Sparrow di Casalguida e anche un ospite improvviso, una gazzaladra, forse della Juventus, io lo posso dire, sono juventino, per cui nessuno mi può dire niente. Allora, cosa ci dici stasera? Mi ero scambiata per una zebra, così a prima vista, però ho visto volava. Allora io voglio lasagna, il pesce, un branzino, il cartoccio con patate al forno. Sta andando all'olio e schizza però. Perché io mi sono belle bruciato. O che sia. Va. Allora, siamo davanti a Menchi, una delle colonne portanti dei diplomati che sono stasera qui a Castale. Una domanda storica, Menchi: i diplomati, come mai scegliesse questo nome ben 50 anni fa, giusto? Tanti anni fa, sì, ora non li contiamo perché sarebbe imbarazzante, tanti anni fa, però nacque dal fatto che i componenti erano 4 studenti del liceo scientifico che erano all'ultimo anno, quindi nell'anno della promozione e dell'esame di Stato, e il cantante era Franco Checchi, che veniva invece dalla ragioneria, e il nome iniziale del gruppo era Franco Rack, tipo ragioniere, e i diplomati, che saremmo stati noi. Poi da allora è rimasto Diplomati come nome, per tutto il resto, diciamo, delle varie trasformazioni. Diciamo. Quell'anno lì era l'anno del nostro addio al liceo, eravamo un gruppo di amici che già suonava insieme, incontrammo Franco Checchi, che poi ora fa regista, attore, insomma, e come cantante, e Sandro Stilli al sassofono contralto, che veniva dal liceo classico. Quindi Franco Rag e Diplomati. A distanza di tanti anni, cos'è che vi spinge, oltre la passione, ad essere ancora sulla breccia, perché siete considerati ancora i diplomati della musica? Sì, allora, intanto la prima cosa che ci diciamo fra noi è che c'è una malattia al fondo, che è la cosiddetta sindrome di Peter Pan, di gente che si rifiuta di crescere e di diventare adulta realmente, quindi è un gioco ancora che ci piace, con cui ci facciamo molta compagnia, e speriamo con questo anche qua e là di fare compagnia a chi ci ascolta. Allora non ci rimane che ascoltarvi.